Cari amici tutti, sostenitori e sostentatori, questo progetto non conviene neanche farlo perché avrebbe dei costi eccessivi ed è un regolatore di velocità, o meglio un reostato elettronico. Due venti sono i verdi sono l'entrata e i rossi sono l'uscita. Adesso devo mettere questo ventilatore che è già composto da... Scusate, vabbè. È già composto da telecomando, si vuole la mania delle plastiche con le tre velocità, e ho detto volevo regolare ancora proprio a un minimo e un massimo. Il massimo dà la sua potenza, adesso è lì super che è in fase di pulizia e di smontaggio, e il massimo, diciamo, una volta girata al massimo, che qui è la sua rondellina, lo mandate come volete, insomma, tutto gas. E a volte ho detto: ma se ho bisogno di avere quel giretto, faccio il riposino, quel pelino d'aria che ti soddisfa. Allora ho pensato di montare questa cosa qua. Costa 3-4 euro su internet, su Amazon. Arrivo abbastanza veloce. L'ho già messo su un aspirapolvere. Poi vi farò, credo di aver messo il video, non mi ricordo. E vi farò vedere. Però è comodo per chi fosse interessato ad avere una regolazione dei giri di un apparecchio elettrico. Adesso io lo monterò su questa scatolina qui, che di recupero poi andrà piazzata qua, ma non me ne frega niente, tanto questo è un ventilatore mio da guerra, eccetera, che potremmo poi installare anche già loro una cosa simile di fabbrica. Non capisco perché tutte queste storie. Niente, era per farlo vedere se qualcuno fosse interessato forse a installare una cosa simile. Non è consigliato nei frigo naturalmente o nei umidificatori, perché dopo non gira abbastanza bene il motorino del gas, cioè della compressione del gas, però potrebbe andare bene su le ventole. Però quello è un progetto diverso. Un salutone a tutti, ciao e buona giornata.